Questa è anche una cosa che mi sento, cioè, hai dei consigli da dare? Non ho consigli, non lo so, posso parlare un po' della mia esperienza e quello che per fortuna noi abbiamo avuto, come dire, un maestro, ora ne parlo, che ci ha aiutato a fare questo, perché uno crede di essere già molto bravo, già preparato così e vive gli anni della scuola certe volte con un'aria di sufficienza, quando finisco, no, scalpitando per lavorare. E invece una delle cose fondamentali, a parte gli insegnamenti, cioè il rapporto di sé con se stesso, e col maestro, con i testi, quindi diciamo l'apprendistato, una delle grandi fortune delle scuole è che tu stai lì a guardare gli altri, cioè gli altri ti fanno molto da specchio, le difficoltà dell'altro. Il fatto di sentire come, ecco, questa è una cosa per cui lavoravo il mio maestro, ne abbiamo parlato anche qua a Bari qualche anno fa, che è stato Orazio Costa, un maestro veramente eccezionale, ha avuto anche qua una scuola a Bari per qualche anno, infatti ci sono molti attori pugliesi che hanno avuto la fortuna di stare con Orazio Costa. Lui, ad esempio, questo qua è un suo principio pedagogico, il fatto che tutti, maschi, femmine, attori, attrici, facevamo tutti Amleto, facevamo tutti Ofelia, Orazio, Ginkgo Bachelor, Rosencrantz, lo Spettro, e vedere come altre 20 persone fanno Amleto ti dà il senso proprio della singolarità del mestiere, che non c'è un modo di fare una cosa dove tu puoi rubare, no? All'inizio devi essere molto spugne, molto. C'è tempo, ecco, c'è tempo per lo stile personale, c'è tempo per la voce individuale, per portare qualcosa di personale. All'inizio credo che la cosa migliore sia invece proprio lasciarsi quasi travolgere da tutto ciò che viene da fuori e che uno non conosce. Ma è stato fondamentale per me. Intanto è stato fondamentale l'Accademia proprio inizialmente perché mio padre e mia madre hanno avuto, dal fatto che fossi preso in accademia, come dire, un po' la garanzia che non erano soltanto delle mie cose, sì, delle fantasie di un ragazzo. Tra l'altro io andavo bene in medicina, a loro sarebbe molto piaciuto che facessi il medico, però li ringrazio molto di questo fatto, però ecco, quella è stata una cosa che ha tolto a loro i dubbi che avevano. E poi Mario Ferrero, Orazio Costa, Pino Manzani, cioè i maestri che ho avuto e questi compagni straordinari, però appunto se devo essere onesto, cioè, non è che siamo a poco a poco cresciuti nel tempo, in quel momento eravamo dei ragazzi che abbiamo avuto, secondo me, ecco, questo piccolo merito, l'intelligenza di seguirlo Orazio Costa, perché ad esempio dei nostri compagni che invece lo giudicavano un maestro ormai appunto vecchio, del passato, un teatro che non si fa più, e che non hanno avuto l'intelligenza di lasciarsi andare dentro questo principio pedagogico bellissimo che è appunto il metodo mimico, non so che cosa fanno adesso, cioè nel senso hanno perso questa possibilità di studio su loro stessi. No, quello che dice è importante perché poi sarei falso a dire che utilizzo, e poi sì, un po' questo metodo è un metodo che si interiorizza, cioè tu a un certo punto è qualcosa che hai dentro e magari lo usi senza, lo utilizzi senza neanche saperlo, ma quasi l'ho utilizzato più nel libro, per esempio, cioè perché è qualcosa che non ha a che fare con la recitazione, ha a che fare proprio con lo sguardo che abbiamo sulle cose e il desiderio che abbiamo di diventare qualunque cosa che esiste. Diventare anche un avverbio, diventare non soltanto appunto un altro uomo, una psicologia, diventare il filo d'erba, diventare, come dire, la crepa che c'è in una roccia. E noi stavamo lì a fare questi tentativi, ovviamente è una suggestione che va, però diciamo questa apertura verso tutte le forme possibili che ci sono nell'universo, diventare buco nero, non so, ecco, qualunque cosa senza soggezione, a partire proprio dalla propria piccolezza, un tentativo di spalancamento. E questa cosa qua, per esempio, nella scrittura credo
credo che ci sia perché è, diciamo, il presupposto, poi, l'attenzione, la curiosità verso quello che c'è fuori di te e un desiderio di avvicinamento che ti porta a perderti nelle cose che ti attraggono, che ti stupiscono, che ti meravigliano.